Inter Lecce, le probabili formazioni, Cala titolare, in panchina diretta Serie A. Il croato sembrava destinato a scendere in campo dall'1 contro il Lecce e invece, stando alle ultimissime notizie, Inzaghi si affiderà nuovamente a Cala in regia, affiancato in mediano da Barella e Mkhitaryan. Inter Lecce sarà diretta dall'arbitro Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo. Assistenti Scatragli e Garcelli con Meraviglia quarto uomo. Alvar Nasca assistito da Volpi. L'Inter ha perso soltanto una delle ultime 13 sfide di Serie A contro il Lecce. 1-0. Con una rete di Guillermo Giacomazzi, il 29 gennaio 2012. I nerazzurri hanno peraltro vinto tutte le ultime 8 gare casalinghe contro i pugliesi in Serie A, segnando una media di 2,5 gol a partita, 20 centri realizzati nel parziale. La squadra è di Baroni. Però, ha vinto le ultime 2 trasferte contro avversarie lombarde, la prima volta per il Lecce in Serie A. Inoltre, la squadra pugliese ha pareggiato l'ultima gara di campionato giocata a San Siro, 2-2 contro il Milan il 20 ottobre 2019, e potrebbe rimanere imbattuta in 2 partite di fila in questo stadio per la prima volta dal 2000, 2-2 contro i rossoneri e 1-0 con l'Inter. 3-5-2, Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan. Gosens, Lautaro, Dzeko. Allenatore, Inzaghi. 4-3-3, Falcone, Gendrey, Tuia, Umtiti, Gallo, Blin, Hjulmand, Gonzales, Strefezza. Cesai, Di Francesco. Allenatore, Baroni. Inter Lecce sarà trasmessa in esclusiva da DAZN con telecronaca di Riccardo Mancini e commento tecnico di Dario Marcolin. La partita sarà visibile anche sul canale Zona DAZN di Sky o in streaming sul sito e sull'app di DAZN. Cronaca testuale su www.gazzetta.it. La missione dell'Inter è quella di tornare a vincere, subito e possibilmente senza troppi affanni. Dopo il KO di Bologna la squadra di Simone Inzaghi è chiamata a riscattarsi. Non solo per il morale ma soprattutto per riprendersi il secondo posto in classifica. La bagarre per la qualificazione in Champions League è infatti viva e i passi falsi permessi sono pochissimi. Il Lecce galleggia invece in una situazione piuttosto classifica al riparo dalla zona retrocessione in trasferta e reduce da 2 successi consecutivi. Tra gli ospiti assente Federico Baschirotto per squalifica.